In questo video vedremo un'operazione di trading su un'azione americana che negli ultimi 10 anni ha garantito un profitto del più 7% in sole 5 settimane tra novembre e dicembre. Di quale azione sto parlando? Lo vediamo dopo la sigla. Un paio di settimane fa vi ho parlato della stagionalità del Nasdaq. Se avete perso quel video, vi lascio il link in descrizione per recuperarlo. E siccome l'operazione sul Nasdaq è andata particolarmente bene, mi avete chiesto di condividere con voi altre idee operative basate sulla stagionalità. Intuitivamente la stagionalità ha una grande efficacia su indici e materie prime, ma anche sulle azioni, quindi nel comparto azionario si difende molto bene. E farsi aiutare da questo strumento anche sulle azioni può aumentare tantissimo la probabilità di successo di una nostra operazione. Questa settimana ad investire.biz ci siamo accorti di un dato davvero interessante. Negli ultimi 10 anni, dal 1 di novembre fino al 7 di dicembre, il titolo Starbucks ha garantito una performance media del 7,78%. Ma c'è di più: in solamente 2 occasioni in questi 10 anni, il titolo ha segnato una performance negativa, e stiamo parlando del 2013 e del 2015. In entrambi questi casi, però, la performance del titolo è stata praticamente pari allo zero, praticamente in pareggio. Un risultato dello meno 0,48% nel 2013 e del meno 0,24% nel 2015. Questo dato in particolare dà ancora più sostanza alla nostra statistica, dimostrando come questa finestra temporale sia particolarmente favorevole per questo titolo. Altro dato importante da ricordare è che lo scorso 4 novembre l'azienda ha rilasciato la sua trimestrale, che ha battuto le attese degli analisti sia come fatturato sia come utile. 8,4 miliardi di fatturato contro gli 8,33 previsti. L'utile si è attestato a 0,81 dollari per azione contro gli 0,73 previsti. Come abbiamo detto nel video del Nasdaq, non possiamo utilizzare solamente la stagionalità da sola, ed è importante vedere se anche dal punto di vista grafico, dal punto di vista tecnico, i grafici sono in linea con questa visione. Una piccola differenza rispetto al trade fatto sul Nasdaq è che in questo caso il titolo ha già cominciato a salire, quindi il nostro obiettivo sarà quello di sfruttare le ultime 2 settimane di potenziale rialzo. Ma passiamo sui grafici, così vi spiego la nostra strategia. Qui siamo sulla piattaforma di Kimura Trading e questo è il grafico di Starbucks con time frame giornaliero. Vediamo appunto che già da aprile scorso il titolo ha avuto questa inversione di tendenza molto molto interessante, e appunto la nostra strategia sarà quella di attendere un ulteriore ritracciamento dei prezzi per entrare al rialzo. Quello che sto andando a fare è disegnare una fascia di supporto, ecco qui, che possiamo tracciare proprio a partire dalle ombre di queste candele, e il nostro punto d'ingresso sarà posizionato al centro di questa fascia, quindi diciamo intorno ad un prezzo di 93 dollari per azione. Se stringiamo il grafico, vediamo che questo livello è un livello estremamente interessante, perché se andiamo indietro nel tempo ci accorgiamo che esattamente questa fascia di prezzo ha svolto un importante ruolo di resistenza in questo periodo. Stiamo parlando del periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020, appunto da supporto una volta appunto che i prezzi hanno rotto al rialzo tutta questa fascia nel 2021, e in questo momento appunto i prezzi sembrano essere tornati al di sopra di questa fascia di prezzo, e appunto sembra che questa fascia ritorni di nuovo a essere considerata un supporto per avere uno spunto rialzista dai prezzi. Molto interessante da notare che se tracciamo una trend line dai massimi storici e la facciamo passare appunto per il mese di dicembre, ci accorgiamo proprio che siamo davvero agli sgoccioli qui. Potrebbe essere che la rottura rialzista
rialzo di questa trend line porti un nuovo movimento rialzista che potrebbe addirittura raggiungere e superare i $100 per azione. Quindi dal punto di vista tecnico abbiamo assolutamente una conferma di quella che è la visione della stagionalità. Se ti è piaciuto questo video e vuoi replicare questa operazione, lo puoi fare utilizzando la stessa piattaforma di trading che utilizziamo noi di investire.biz. Si chiama Kimura Trading e grazie a questa piattaforma puoi fare trading oltre che sulle azioni anche su forex, indici, materie prime, insomma davvero di tutto. Ti lascio tutti i link in descrizione del broker. Potrai richiedere sia un conto demo gratuito, quindi con soldi finti dove non rischierai nulla, oppure se sei già pronto a fare trading potrai aprire un conto reale. Se hai bisogno di assistenza invece per muovere i primi passi nel mondo del trading, ti invito a mandare un'email a info@investire.biz indicando il tuo nome, cognome e numero di telefono, così che il nostro staff possa contattarti e darti tutto il supporto che ti serve. Inoltre ti invito a partecipare ogni lunedì al webinar del lunedì, un appuntamento che teniamo ogni lunedì appunto alle ore 18. Ti lascio anche qui il link in descrizione per iscriverti. Iscriviti anche se non puoi partecipare in live, così riceverai la registrazione.